Teresa, con i suoi 68 anni e la schiena piegata dalle fatiche, si affaccenda ad allestire la tavola per la colazione. Giovatta, come gli aveva insegnato suo padre Piero Tonelli, di buon'ora, toglie la cenere dal fuoco per liberare le braccia rimaste dalla sera e dare maggior calore al pentolino del latte appena munto. Antonio, Carlo e i tre fratelli Mora sarebbero scesi di lì a poco e avrebbero preteso una colazione abbondante e lui, Giovanni Battista, che a 32 anni vantava di saper condurre la locanda meglio di suo padre, non lesinava tempo e fatica. Sapendo che questi ospiti gli avrebbero dato da vivere ancora per un anno, li coccolava con ogni delizia: latte caldo, uova, pane, e ogni tanto preparava anche i versolini. Antonio Guadagnini, il pittore di Esine, era quello che gli dava maggiori soddisfazioni. Talvolta, ancora prima di recarsi alla vicina chiesa, lasciava qualche centesimo di mancia. Mentre il decoratore Carlo Chimeri, bresciano d'adozione, con il suo carattere scontroso, si lamentava di frequente per il pane troppo caldo. I fratelli Mora, con il loro dialetto bergamasco, erano i più allegri e baldanzoni, specialmente Luigi, il più giovane, che si burlava di Pietro per il suo incedere goffo, mentre Giovanni, con il portamento da persona matura, sogghignava sotto i baffoni che gli coprivano le labbra. Quel mattino la colazione sembrava piacere in modo particolare ai fratelli Mora. Decisero in coro per una doppia razione di pane e marmellata fatta con i frutti del posto. Don Ezechiele, come tutte le mattine, subito dopo la messa, prima, arriva alla locanda per avere notizie sui lavori degli artisti. Si siede accanto al Guadagnini e con aria bonaria gli si avvicina puntualmente all'orecchio e, bisbigliando, quasi per non disturbare il rito della colazione, gli pone i suoi dubbi sull'opera. Antonio, ti proprio in cuore devi mettere che la gran brutta figura vi sia l'amore. Go pensa a tarla, no? E ma sopra su mia che il demonio. E io da res mia che il gavice da res, a poi mi por parrocchiani. Don Ezechiel, le che il parabio che il gavoro. Ed è mio che l'estremit da Cristo che la punta col di e la caso via. Il suo parrocchia gli riderà ai derghesto disegni e sarà contento. A dirla come la è di me, ma ho picata addosso per la pola del vidil. Mamma mia, la brù, e si mio proprio in diavolo. Il diavolo tal vede tu ci dè e tal culo che te, proprio perché t'han chiesto troppo. E ti ha detto il tuo bubà, ti ha quel che ti fa res, o te che il ciapù, e ti ha già per fare del di tre. E il diavolo, e va bene, signor reverendo, gli è il culo che ha la mia grazia. L'angolo è il dio dei più scuro, che trocciar per ir all'inferno. E manciar che il venire fuori il Cristo e il gane salì col scuro. E la luce brilla nelle tenebre del dis Giovanni del Vangelo. Gire su Antonio, ma che il demonio le proprie brue per cammio le gambe e forse Dio ai dici. Le brue fes, le brue compagne della fame. Perché Antonio è che fa la faccia stella di fedel Piero? A poco la morte, che com'è che la sghignare, con che la ranzo ma pronta a tagliare crape. Getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messa della terra è matura. Nel gaspiti di Giovanni nell'Apocalisse, parlando con l'angelo della morte. Oh Antonio, chi giusto, e le oste opere, come anche le egne proprio del Vangelo, i profeti a Mansina ti la dimostro, e poi sguardi strimici te le guardie, dire in vero quel che vicente, i propri bravo Antonio, e
quando mere. Pense proprio che i nostri parrocchiani gli sghignateranno al veder per l'element che scappo via spaventato dal giudice di Cristo. E il signor Antonio Rebrao fez, come si chiede, e che fa la faccia dell'amoroso invece di quella della Maddalena, che è diventata più bella di quel che mi immaginai. Verso la maledetta resa, e ho con te che i miei parrocchiani gli sapessi murtaracci delle figure della Chiesa. Ah, che può la mia mamma, Teresa? Può che mio cugino Giulio de Burnat, la fondo de Stefan Garosio, Juan Zacchi, con Caterino de Paderen, che ha sposato Savo Pahat. Lei la fa la Madonna. E la te ho con il Nico. E gli angeli e bei fesse. Poi lui è di pagina. Menec, di 3 anni, fiul di Tony Micansi e della Maddalena. Paolina, fiul di Tommaso Pagnù e di Caterina. Con quel bel mustahì. La Romeo proprio in Berangeli. E in bando a lei è Cesco, 4 anni, il fiore di Biggio Baruc e di Maddalena del Barbo. Poi dire che i più grandi, che i coleari di Angel, il fiore di Porto Vianel e della Cuminoto, Paul, che è il bravo Amario, che è diventato a fondo a settembre della Pahati. Ma l'angelo con la enfiro, maestro, come il bisbe l'angelo fondo? Proprio lì, bello compagno del sole, bianco compagno della neve. Che poi angel fa giusti, il fiol di Biggio e di Rosa Garosio. E poi che Giuseppe, il fiol de Gades e della Teresa, per Ardello. Penso di smentigare la maestra Faustini che la turla comunio. Il signor Juan Battista Guarnier che ha sostopo il nas. Il signor Curat Don Gian Battista Geni con il braccio Dionisio. Il fiol di Inverardi e della Ciro Beto. E che può il dottor Giuseppe Guarnier nella faccia di Santa Anastasia? E il nudel Juan Battista, in quello del re, col suo mantel bianco del presidio, e l'architetto Presti, e il chat. E per lei, è Paolino Presti, in bando a Hocusino. La maestra Presti. I pahiranesi vi sarà orgoglioso di laurare il maestro Antonio Guadagnini e la ricorderà nei secoli con calore e ammirazione. Trombù, don Ezechiel, per me laurare e lo hai per fatto con gran passione e amore. Lo medita a te e tu gli impegni, vero, ma lo fa con tu me stesso. Spere che la gente passerà e il gapiases quando gli anchegnerà. E spero pure a te, che nando in asio, le generazioni le tenesse con quel che ho fatto, con la stessa passione e devozione che ho messo in me a fare, per me lavorare la meta, l'arte della meta. La gente partirà, la vaniculterà maestro, o per te chi la ha del vostro tratto, per mie dimenticare e sarei stato in peccato mortale. A perpetua re in memoria. E perpetua memoria perché lei caro mi reverendo e laurare bene. A poi chi scarica per mio volta di nuovo. Io in pervedere le robe belle in realtà. E ad multa sanlos.